Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Coronavirus, casi in aumento, un vertice in prefettura dopo le ultime restrizioni del governo, 1000 euro di multa a chi non indossa la mascherina e controlli più stringenti a finire nel mirino e soprattutto la movida, sentite. Un controllo più rigoroso sul rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, multe fino a 1000 euro per chi non indossa la mascherina e una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini e i giovani in particolare a evitare qualsiasi comportamento rischioso per la salute collettiva. È quanto ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito in prefettura per fare il punto sulla situazione dopo il continuo aumento di contagi registrato negli ultimi giorni a livello nazionale. Numeri in crescita che hanno spinto il governo a rivedere le contromisure e a chiedere alle prefetture di attivarsi per fare in modo che l'azione di controllo sia più incisiva. La novità più rilevante è quella dell'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 della mattina successiva, anche all'aperto, ovunque se si tratta di luoghi frequentati dove è facile l'assembramento. È quanto stabilisce l'ordinanza del Ministero della Salute che ha sospeso proprio in seguito ai numerosi nuovi casi di coronavirus degli ultimi giorni le discoteche. E tutti i luoghi di ritrovo per il ballo, sia all'aperto che al chiuso. Resta, è ovvio, l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, mezzi di trasporto inclusi, a prescindere dall'orario e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire un continuo distanziamento tra le persone. I controlli saranno ancora più serrati e severi nel fine settimana. A Prato, come nel resto d'Italia, il faro sarà puntato sulla movida e forze dell'ordine e polizia municipale, come ha chiesto il prefetto, si concentreranno in particolare nel centro storico e in tutte le zone di incontro. Le violazioni saranno punite con multe da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro. Il Comune è già al lavoro per realizzare una campagna informativa. Già dalla prossima settimana saranno distribuiti ai locali cartelli con le buone pratiche e con le norme di comportamento da osservare per evitare o almeno ridurre il più possibile il rischio di contagio. Indossare la mascherina prima di tutto, ma anche l'igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l'allontanamento da qualsiasi forma di assembramento in un qualsiasi luogo. Insomma, le regole di sempre. 8 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore a Prato, con il totale che sale a 593, è quanto si rileva dal bollettino diffuso oggi dalla Regione. 27 i casi nell'ASL Toscana Centro, 79 in tutta la Toscana, emersi dagli oltre 4.150 tamponi effettuati. L'età media dei nuovi casi è 34 anni e per il 68% si tratta di pazienti asintomatici. Dei casi registrati oggi, 20 sono di rientro dall'estero, 18 per motivi di vacanza, mentre 19 sono cittadini residenti fuori dalla Toscana, ma la cui positività è stata notificata in questa regione. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. In tutta la regione sono 33 le persone ricoverate, 4 in più rispetto a ieri. La cronaca: padre e figlia, 40 e 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di furto ai danni di un ottantenne e del marito disabile. Il colpo, messo a segno nella zona di Chiesa Nuova, risale a lunedì, ma la denuncia è scattata ieri al termine delle indagini. La donna aveva parcheggiato l'auto vicino a casa e stava aiutando il marito a scendere quando la ragazza ha rubato la borsa che era sul sedile, all'interno 1000 euro in contanti. Determinanti le immagini filmate dalle riprese, dalle telecamere installate nella zona. L'uomo, italiano residente a Pistoia, è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, attualmente sottoposto al regime di semilibertà con il divieto di allontanarsi dalla città di residenza. Lunedì scorso, giorno in cui appunto è stato messo a segno il colpo, stava beneficiando di un permesso premio. Spinte e minacce all'anziana madre. Un 46enne è stato allontanato da casa dopo le indagini della procura. Spinte e minacce all'anziana madre, una situazione diventata insostenibile e che neppure i ripetuti interventi dei carabinieri sono riusciti a placare. Protagonista un uomo di 46 anni, residente a Carmignano, allontanato dall'abitazione nella quale convive con la madre, dal nucleo di polizia giudiziaria della municipale, che nella serata di ieri ha notificato il provvedimento emesso dal tribunale su richiesta della procura. L'accusa è maltrattamenti in famiglia. L'uomo non solo è stato allontanato da casa, ma non dovrà né avvicinarsi alla madre,
madre né avere con lei altri contatti. Il 46enne, un regolare lavoro e un passato di disagio dovuto all'abuso di alcol, sarebbe precipitato nuovamente in uno stato di difficoltà e insofferenza che lo avrebbe portato più volte a rifarsela con l'anziana mamma e a danneggiare con pugni e calci infissi e mobili. Diversi gli interventi dei carabinieri avvertiti dai vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione della famiglia. Nel tentativo di risolvere il disagio sono stati coinvolti anche gli assistenti sociali, ma alla fine la vicenda è finita in procura. Dopo le indagini l'uomo è stato messo alla porta e ora dovrà stare lontano dalla madre. Stamani chiusa l'autostrada A11 nel tratto immediatamente successivo al casello di Prato Ovest in direzione Pistoia a causa dell'incendio di un camion che trasportava fusti con sostanze oleose. L'allarme è scattato intorno alle 7. Le fiamme sono state spente nel giro di qualche minuto e sono poi cominciate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo e lavaggio della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato. Secondo la ricostruzione, il conducente si è accorto dei problemi al camion e ha accostato sulla corsia d'emergenza per poi allontanarsi. In breve le fiamme hanno avvolto completamente il cassone. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Per oltre 3 ore l'autostrada è stata chiusa al traffico, il traffico che poi è stato dirottato sulla viabilità ordinaria. 2 persone, un albanese di 27 anni e un italiano di 40, sono stati arrestati dalla polizia per aver tentato di rubare una bicicletta dopo aver forzato 2 garage in un condominio in Viale Vittorio Veneto. È successo la notte scorsa, è stato un residente a sentire dei rumori, a intravedere i 2 ladri e ad avvertire la polizia. I 2, dopo aver forzato il cancello condominiale, si sono diretti all'area dei garage e ne hanno aperti 2. Forzate e aperte 2 automobili, mentre una bici è stata trovata abbandonata nell'area del palazzo. I 2 sono accusati di furto aggravato in concorso. 900 kg di scarti tessili sono stati intercettati dalla Polizia Provinciale e da Alia, che hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli e ispezioni in alcune confezioni tessili in via Giotto, a Poggio a Caiano. I controlli, in particolare, hanno riguardato in prima battuta 4 laboratori oggetto di segnalazione che i cittadini avevano inviato alla Polizia Municipale relativamente alla gestione dei rifiuti. Successivamente le verifiche sono state fatte in altre attività della zona per un totale di 7. 5 i laboratori multati per violazioni inerenti ai rifiuti, circa 2.000 euro il valore di ciascuna sanzione, oltre ovviamente alle denunce penali. Parliamo di scuola, nidi e materne comunali a Prato si preparano alla riapertura, sentite in che modo. Alessandra Grati. Conto alla rovescia per la riapertura degli asili nidi prevista per il 9 di settembre e le scuole dell'infanzia che riprenderanno l'attività educativa il 14 di settembre. La prossima settimana inizierà la sanificazione degli ambienti. Intanto è già pronto il piano pedagogico messo a punto dall'amministrazione comunale di Prato. Il gruppo, il coordinamento pedagogico lo incontrerà i primi di settembre, i genitori a piccoli gruppi per far capire come dovremo cominciare, gli ingressi scaglionati, gli ingressi da più parti rispetto agli ingressi tradizionali, ma rimarranno i gruppi fissi, che sono le sezioni, sono piccoli gruppi, lo erano già prima, gli spazi ci consentono di ripartire con le attività dei piccoli. È necessario, ne abbiamo bisogno per i bambini, ne hanno bisogno le famiglie che lavorano. Oltre all'aspetto educativo, il Comune ha iniziato anche una serie di interventi negli edifici delle scuole statali con un progetto innovativo per la scuola media di Iolo. Leonetto Tintori, la scuola del media di Iolo, dove faremo 2 edifici completamente prefabbricati e in accordo con il dirigente scolastico ha scelto momentaneamente di utilizzare le aule che erano deputate all'aula di musica piuttosto che all'aula di informatica come classi. Per completare il quadro della ripartenza manca però un tassello fondamentale, il potenziamento dell'organico del personale ATA. Magari ci troviamo ad avere aule e bambini distanziati, ma a non avere il personale.
E a proposito di asili nido, sono state azzerate le liste d'attesa a Montemurlo con una convenzione che il comune ha stretto con strutture sia della provincia di Prato che anche dei comuni più prossimi della provincia pistoiese. E poi ci sono novità anche a Carmignano e in Vallata. Ancora Alessandra Grati. Azzerata a Montemurlo la lista d'attesa degli asili nidi. Per i 14 bambini che non avevano trovato posto nelle strutture prescelte, l'amministrazione ha proposto alle famiglie di scegliere un altro nido. Fra 11 nella provincia di Prato e nei comuni limitrofi del Pistoiese che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i piccoli. Adesso, in base alle scelte effettuate, verranno stipulate le convenzioni. Intanto l'amministrazione comunale ha destinato circa 40.000 euro di fondi del MIUR per l'abbattimento delle rette per la frequenza dei nidi da settembre a dicembre 2020. Le famiglie dei bambini che sono stati sistemati nelle strutture private convenzionate, ha sottolineato l'assessore ai servizi all'infanzia Antonella Baiano, pagheranno le stesse rette dei nidi comunali e accederanno alle stesse agevolazioni. Anche il comune di Carmignano ha stanziato risorse per sostenere le spese relative ai nidi accreditati o convenzionati, con l'obiettivo di alleggerire la retta mensile. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 settembre, mentre scadono il 24 agosto i termini per presentare la domanda per l'individuazione dei gestori dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati. Anche la Val di Bisenzio si prepara alla ripresa dell'anno scolastico. Grazie ad un accordo di collaborazione con la Diocesi di Prato, potrebbero essere utilizzati gli spazi dell'ex materna della Briglia e della Badia di Vaiano per accogliere i bambini della scuola materna della Tignamica e di Sofignano. Gli spazi attuali, infatti, non sono adeguati alle normative anti-Covid. Non ci sono altre notizie, io mi fermo qui. Grazie a tutti per averci seguito. Arrivederci.